Allora, siamo qui con Mister Pisano. Insomma, un aggettivo per descrivere un po' le sensazioni di questo momento. Emozione, soddisfazione, rivincita, tanto spirito di rivincita, andato a buon fine. E che dire, ce lo meritiamo tutto. Nessuno avrebbe scommesso un euro su di noi, tranne quel pazzo del mio vice allenatore Rossi che, dopo una settimana di allenamenti, quando io predicavo calma, pazienza, che comunque c'erano 4-5 squadre davanti a noi, a mio parere, ed eravamo al pari di altre 3 o 4, e lui continuava a dirmi nei viaggi di ritorno: siamo condannati a vincere. E solo la sua follia praticamente poteva leggere una situazione del genere, perché io sinceramente ho iniziato a crederci. Non dico la verità, potrei fare il capobranco, l'istrione, fare il personaggio, non è vero. Ho iniziato a crederci un pizzico dopo la partita di Taggia, in virtù di tutta una serie magari di situazioni dove ho sofferto gli anni passati, dove sono partito bene, poi magari c'è sempre stato il problema, qualcosa non è andato bene. Quest'anno sono andato coi piedi di piombo, risultato per risultato, partita per partita, abbiamo sempre pensato a quello. E dopo Taggio ho iniziato un pizzico a crederci, e poi la domenica di Legino, secondo me, è stata emblematica, la partita dove tu perdi e dove magari qualcuno era anche convinto di averci fatto perdere il campionato, dato che oggi ho completato l'opera, e invece gli altri hanno pareggiato al 97esimo, quindi campionato meritato, squadra prima in classifica, 23 domeniche su 30, se non sbaglio 77 gol fatti, numeri incredibili per una squadra costruita con un gruppo di un allenatore retrocesso, un gruppo di giocatori retrocessi, ho preso la categoria inferiori, Pudu preso per farci la differenza dietro, che si è fatto male dopo 6 gare, 7 gare, è tornato queste ultime due per fare la differenza. E quindi niente, siamo soddisfatti, lo stato d'animo è sicuramente quello. Sono venuto qua colto da un pizzico di scetticismo, potevo starmene tranquillo nella mia bella poltrona ad Andorra, nel mio bell'ufficio, dove forse sopra di me non c'era nessuno dal punto di vista calcistico, e continuava a predicare e a cantare, a suonare la croce. Invece sono venuto qua e abbiamo scritto la storia. Le parole le porta via il vento, i risultati rimangono scritti per sempre, questo è il risultato che rimane scritto per sempre. Certo, certo. E per finire, a qualche dedica particolare? Ma ecco, la dedica, per questa vittoria. Le dediche sono tante. Innanzitutto i dirigenti, la mia società, non mi ha mai fatto mancare niente. Il mio staff, è stato incredibile, uno staff di livello assoluto. E i calciatori sono stati fantastici, tutti avevano qualcosa dentro che gli bruciava nello stomaco, quindi la dedica per tutti loro. E poi al di fuori da questo, normale che la mia famiglia, mia moglie, che quindi è 8 anni che sopporta croci e delizie dei miei risultati, i miei bambini, e poi tutta questa serie di cose qua, ti dico, posso pensare agli amici, ai ragazzi che ho allenato gli anni scorsi, che comunque mi hanno dato tantissimo e mi hanno portato a essere qua. E una menzione speciale per Sergio Boiolo, il mio vecchio direttore sportivo. Dediche sono quelle, ecco.